siamo con il Bey. Voi vi domandate chi è il Bey? Lui. Che produce vino, olio, olive, insomma, ogni ben di Dio, pesto, vedo anche pate di olive. Però oggi parliamo del tuo prodotto di punta per quanto riguarda la tradizione. Cosa ci proponi? Le olive taggiasche in salamoia. Mi hai convinto, guarda. Tra l'altro, potete fare uno stretto sugli occhi del Bey, che hanno lo stesso tono cangiante delle olive. Non è un caso, vediamo le olive. Altro, vedi, perché le olive sono tutte un po' diverse, un po' come i tuoi occhi. Che ecco, non cambia. Ci sto provando, Bey, era giusto così per dare valore al prodotto della tradizione. Ma come mai, a parte gli scherzi, queste olive hanno tutti colori diversi? Colori diversi perché l'oliva taggiasca, che è tipica della provincia di Imperia, Riviera, Ligure, Ponente, eccetera, selezionate dai frati benedettini di Taggia intorno al 1400, giusto per parlare di tradizione, ha la caratteristica che matura scalare, ovvero sia non contemporaneamente tutta la pianta, tutte le olive diventano nere, ma l'invaiatura, cioè la maturazione gradatamente nel tempo all'interno della stessa pianta avviene in fasi diverse, per cui troviamo olive completamente verdi, olive metà verdi, metà viola, olive viole, olive nere. Allora, io assaggio quella verde. Ho provato, meno male. Quella più scura. Vediamo se sente la differenza. Buona. Buona lo stesso. Più morbida. Ah, più ha morbida. Trovato la differenza, posso stringere la mano. Grazie, ho passato l'esame. Ha passato l'esame. Bene. No, la caratteristica è che le olive nere in salamoia tendono a essere più, diciamo, friabili, più morbide. Le olive verdi invece, come si dice da noi in dialetto, redene, cioè mantengono quella... Come? Redene. è difficile tradurre in italiano. Cioè mantengono quella sofficità, quella sostanza un po' più... È redena. Si dice redena, quindi non c'è un modo per tradurre. Ora io ti devo lasciare perché devo sputare i noccioli delle olive. Non è elegante farlo davanti, così davanti alla telecamera. Grazie al nostro Bey. E ci vediamo domani. È un titolo onorifico arabo, tra virgolette. Beh, allora è la tradizione. Il mio, io seguo. Devo dire, comandante, allora, governatore. Indaghiamo di più domani su questo tema e poi scopriremo il tuo prodotto dell'innovazione. Grazie.